All'inizio degli anni 60, con la conclusione delle riprese degli spostati, finiva anche il matrimonio tra Marilyn e Arthur Miller. L'attrice piomba nuovamente nel baratro dell'incertezza e della depressione, vuole farla finita, dipendente dai barbiturici, ricoverati in una clinica psichiatrica. Nella vita di Marilyn fanno capolino i Kennedy, con le voci di una relazione, e si profila all'orizzonte il film Something's Gotta Give, l'ultimo a cui parteciperà e che resterà incompiuto perché il 5 agosto 1962 l'attrice verrà trovata morta nella sua casa. Ed è qui che cominciano i misteri e i complotti. Si è tolta la vita oppure gliel'ha tolta qualcun altro? Come è morta davvero Marilyn Monroe? Il caso Marilyn Monroe. Ipotesi di complotto. Io ho sempre conosciuto persone che temevano il complotto di un qualche nemico occulto, gli ebrei per il nonno, i massoni per i gesuiti per mio padre garibaldino, i carbonari per i re di mezza Europa, il re fomentato dai preti per i miei compagni mazziniani, gli illuminati di Baviera per le polizie di mezzo mondo e via, chissà quant'altra gente c'è ancora a questo mondo che pensa di essere minacciata da una cospirazione. Ecco qua una forma da riempire a piacere a ciascuno il suo complotto. Lo scrive il semiologo e autore Umberto Eco ne Il cimitero di Praga, romanzo del 2010. A ciascuno il suo complotto, oggi potrebbe diventare un mantra, lo sapete, tanto siamo circondati da teorie bislacche, fasulle, improbabili, un potpourri di idee cospirazioniste che pescano a piene mani da storielle inventate e da stranezze che il più delle volte, se le guardiamo con attenzione e razionalità, non sono poi così strane. Il giornalista Curzio Maltese ha scritto che la vendita di complotti è un'attività semplice e redditizia. Piace molto al pubblico perché lava i peccati del mondo. E potremmo aggiungere che qualche volta rende più sopportabili e ricche le vite di persone altrimenti un po' vuote, le eleva a depositarie di verità scomode, innominabili, pericolose e di conseguenza le rende virtualmente speciali. La morte di Marilyn Monroe è stato un evento così sconvolgente da aver attirato a sé persone convinte di avere scovato una soluzione che nessun altro ha visto, una verità diversa da quella ufficiale, un complotto che chiama in causa persone potenti, anzi, forse la persona più potente del mondo. Potrebbero essere ipotesi realistiche, ma prima occorre vagliarne teorie e prove, protagonisti e fatti comprovati per scoprire cosa successe davvero nel 1961 e nei primi mesi del 1962, altrimenti l'affare che si mette in atto è l'ennesima vendita di un altro complotto su misura. Il grande autore e fumettista Alan Moore ha detto: "I teorici del complotto credono nella cospirazione perché è più confortante. La verità è che il mondo in realtà è caotico. La verità è che gli Illuminati o la Jewish Banking Conspiracy o la Grey Alien Theory non c'entrano nulla. La verità è molto più spaventosa. Nessuno ha il controllo. Il mondo è senza timone." Come senza timone era alla fine la vita di Marilyn Monroe, in caduta libera nel buco nero della sua esistenza tormentata. It's men like you who have made me the way I am. And if you loved me at all, you'd feel sorry for the terrible troubles I've been through. Instead of holding them against me. Bentrovati naviganti, sono Massimo Polidoro e ci ritroviamo in questa terza stagione di Uno studio in nero, la mia serie dedicata a indagare con gli strumenti della scienza alcuni dei più sconvolgenti e misteriosi gialli della storia. In questa nuova stagione abbiamo scelto di iniziare il nostro viaggio nei lati più oscuri del genere umano con un caso molto famoso. Se ne è parlato, scritto tanto, ma sono ancora parecchi coloro che lo ritengono aperto. E in fondo lo sappiamo, è comprensibile proprio perché stiamo raccontando la vita e soprattutto in queste ultime puntate la morte di una diva incredibile e indiscussa, Marilyn Monroe. Per chi non lo sapesse, vorrei segnalare che sulla
morte di Marilyn Monroe, sulla sua vita, questa storia travagliata, così come su quella di altri personaggi celebri come Elvis Presley, Bruce Lee, Kurt Cobain, John Lennon, anche Pasolini, Luigi Tenco, Jim Morrison e altri, insomma. Ho scritto un libro, Elvis è vivo, un'indagine sulle strane morti dei divi, che trovate oggi in una edizione ancora più aggiornata su Amazon. Beh, che vi consiglio se volete fissare, no, alcuni punti, andare davvero a fondo delle vicende che riguardano queste icone della nostra, così, del nostro secolo passato, della cultura e della musica e dello spettacolo, insomma, però figure che sono rimaste nella storia e le cui morti hanno sollevato tantissimi interrogativi. E se poi volete continuare la lettura, lo sapete, io vi segnalo anche La scienza dell'incredibile, che è il mio ultimo libro uscito e che sto presentando ancora in giro per il nostro paese, e vi invito quindi a trovare sul mio avviso ai naviganti, la mia newsletter, gli appuntamenti che sono ancora in programma, oltre alla nuova edizione di Geniale, finalmente uscito nell'edizione tascabile dell'Universale Economica Feltrinelli. Sono tutte letture che io mi auguro possano aiutarvi ad andare più a fondo di tanti argomenti e, insomma, darvi strumenti soprattutto di analisi e critici per capire meglio fatti che a volte sembrano misteriosi, a volte davvero contengono qualcosa che non va, a volte invece in qualche modo fanno leva su quelle che sono le nostre trappole mentali, come racconto e cerco di spiegare nella scienza dell'incredibile. Ma ora torniamo al nostro studio in nero. Marilyn tornò a New York e si rese conto di essere rimasta nuovamente sola. Non aveva un compagno, non aveva parenti o amici a cui chiedere conforto. Le restavano solo lo psichiatra e la domestica. I tentativi di vedere ancora l'attore italiano naturalizzato francese Yves Montand, suo coprotagonista in Facciamo l'amore e con cui aveva avuto una breve relazione, non ebbero alcun successo e i narcotici tornarono a essere il suo subdolo palliativo alla sofferenza. Fu il giornalista inglese William Weatherby, a cui Marilyn concesse diverse interviste nel 1961, a trovarsi più volte di fronte una donna preda dei farmaci, in difficoltà a sostenere la conversazione o con frequenti e repentini sbalzi d'umore. Poco dopo, la dottoressa Marian Kreis, psichiatra newyorkese della diva, le raccomandò la Payne Whitney Psychiatric Clinic del Cornell Medical Center di Manhattan. E Marilyn seguì il consiglio, convincendosi a farsi ricoverare per arginare il suo problema con i farmaci. Non era certo la prima volta che l'attrice si faceva ricoverare, ma a differenza del solito, questa era una clinica psichiatrica e, sebbene venne sistemata nel piano dei pazienti con disturbi lievi, la Monroe ricorderà sempre con disagio quei giorni segregati in una stanza. «Avevo sempre avuto paura di essere pazza come mia madre», dirà in seguito, «ma quando finii in quella specie di manicomio mi resi conto che i pazzi erano loro. Io avevo solo un sacco di problemi, era un incubo. Mi tenevano in un letto di contenzione, mi avevano dato dei sedativi, ma non tanti da impedirmi di capire quello che succedeva. Ti sarà difficile crederci, ma di notte c'era una processione continua. Il personale dell'ospedale, i dottori, le infermiere venivano a guardarmi. Io ero lì con le braccia legate, non potevo difendermi. Ero una curiosità e nessuno che avesse a cuore i miei interessi. Di diverso avviso le infermiere intervistate, che riportano come ci fosse un comune atteggiamento protettivo nei suoi confronti, la volontà di tranquillizzarla e dirle che sarebbe andato tutto bene. In qualunque caso, dopo 4 giorni intervenne Joe DiMaggio e Marilyn passa con più serenità le successive 3 settimane nel reparto neurologico del Columbia Presbyterian Medical Center, ma le avvisaglie della tempesta ormai erano evidenti a coloro che la conoscevano meglio. Era malata, scrisse l'amico poeta Norman Rosten dopo una visita, non solo nel corpo e nella mente, ma anche nell'anima, il più intimo motore del desiderio. Quella luce nei suoi occhi non c'era più. Rosten fu anche protagonista di un patto verbale stipulato con Marilyn tempo prima, pare in tono non del tutto scherzoso. Consisteva nel fatto che se uno dei due si fosse deciso a togliersi la vita, avrebbe subito chiamato l'altro perché glielo impedisse. Scrive a riguardo Anthony Summers. Allora Rosten pensò che Marilyn un giorno avrebbe chiamato. Conservò un frammento di poesia che lei scrisse nel 1958. Recita così: aiuto, aiuto, aiuto.
sento la vita avvicinarsi e l'unica cosa che voglio è morire. Non fu l'unico patto del genere stretto con qualcuno. La stessa cosa capitò con Rupert Allan, uno dei suoi agenti, e con Lee Strasberg, che racconterà come le fece promettere che l'avrebbe chiamato se si fosse sentita in quello stato d'animo. Saputo questo, fa scorrere un brivido, no? Pensare che dopo un anno la troveranno morta con la cornetta del telefono in mano. Una volta dimessa, decise che New York era diventata troppo fredda per lei e che ormai era ora di tornare a casa, a Los Angeles. Qui, dove arrivò nella primavera del 1961, riprese a frequentare amici come Frank Sinatra, che non ha certo bisogno di presentazioni, e Peter Lawford, attore inglese, marito di Patricia Kennedy, la sorella di John Fitzgerald, che il 20 gennaio di quell'anno era diventato il presidente degli Stati Uniti. Il nome di Lawford torna spesso quando si parla della presunta relazione sentimentale o sessuale tra Marilyn e Kennedy, John e il fratello Robert. Diversi commenti a riguardo sono suoi e sono alcuni degli elementi a cui i sostenitori dell'ipotesi di complotto si aggrappano per sostenere la tesi dell'omicidio. Ma per il momento lasciamo da parte la questione, ci torneremo tra poco. Rientrata a Los Angeles, la diva non lavorerà per quasi tutto il 1961, entrando e uscendo dall'ospedale in altre due occasioni per problemi fisici, mentre poco alla volta la sua vita sprofondava nella letargia e nella trasandatezza, sommersa dai farmaci, innaffiata dall'alcol, con qualche sprazzo di miglioramento qua e là, probabilmente grazie al suo psichiatra Ralph Grinson, a tratti fiducioso del recupero. In quel periodo si stava preparando la lavorazione del nuovo film per la Fox, Something's Gotta Give, rifacimento di una pellicola del 1940 intitolato in italiano Le mie due mogli, interpretata da Cary Grant e Irene Dunne. L'avrebbe diretto George Cukor, ma nemmeno questo progetto, come il precedente, riusciva ad accendere l'entusiasmo di Marilyn, a cui sembrava che la storia fosse troppo esile e datata. Il problema principale, tuttavia, erano le sue condizioni di salute. Una mattina non si presentò a una prova costumi e quando andarono a casa sua la trovarono in coma da barbiturici. La salvarono con la solita rodata lavanda gastrica, ma ormai era sotto gli occhi di tutti i dirigenti Fox come la situazione fosse precaria. La lavorazione del film non venne sospesa, ma Marilyn si guadagnò un periodo di riposo. Passò del tempo con il padre di Arthur Miller, Isador, alla quale era molto affezionata, e con Joe DiMaggio, prima di partire per il Messico, per una visita privata che si trasformò nell'abituale assedio giornalistico durato qualche giorno. Dopodiché la diva poté concedersi del riposo. Rientrò a Los Angeles, sorretta dal suo hairstylist, George Masters, dopo un'avventura con lo sceneggiatore messicano José Bolaños, e una nottata a base di pillole. La depressione di Marilyn evidentemente non si prendeva nessuna vacanza. Nel gennaio 1962 Marilyn acquistò una casa in Fifth Helena Drive, una sorta di hacienda messicana in una via privata. Era una casa a un piano solo, con un giardino, una piscina, un'alta siepe intorno che le assicurava la privacy. Le avrebbe fatto da governante Eunice Murray, un'ex infermiera che le aveva consigliato il dottor Grinson, quando tutte le altre si erano rifiutate a causa del comportamento di Marilyn. Al momento dell'acquisto della casa scoppiò in lacrime e in seguito spiegò: «Mi sentivo malissimo perché stavo comprando una casa da sola». A quel punto le riprese di Something's Gotta Give furono nuovamente rinviate perché Marilyn aveva la febbre e una grave infiammazione. Quando tentò di raggiungere il set, contravvenendo ai consigli del medico, svenne e fu riportata a casa. Alla Fox temevano che questi continui ritardi sarebbero costati una fortuna, perché sebbene il film della Monroe avesse costi bassi e il cachet della diva era ancora quello pattuito da Milton Green nel 1955 come da contratto, a Roma stavano girando il Cleopatra con Elizabeth Taylor e la casa di produzione si stava salassando, senza contare che, a parte i problemi fisici, Marilyn stava diventando seriamente ingestibile. Oltre a lamentarsi della sceneggiatura, si era anche messa in testa che la coprotagonista, Sid Charis, volesse avere i capelli biondi come lei, e nonostante le rassicurazioni della produzione, alla fine furono costretti a scurirli persino a un'attrice in un ruolo secondario. La Fox accontentò ogni richiesta, anche assurda, capricci da star che parevano tali solo a chi guardava distrattamente.
In realtà l'attrice era probabilmente preda di un esaurimento nervoso e l'unica ancora di salvezza era il dottor Grinson, che vedeva quasi quotidianamente per sedute di 4-5 ore. Persino lo psichiatra a un certo punto commenterà: «Ero prigioniero di un tipo di trattamento che secondo me era giusto per lei, ma praticamente impossibile per me. A volte pensavo che non ce l'avrei fatta ad andare avanti». Quando Grinson partì con la moglie per l'Europa, dopo aver ripetutamente rinviato il viaggio per poter stare vicino a Marilyn, lei si diede puntualmente malata, bloccando per l'ennesima volta la produzione del film. Tornò alle riprese il 14 maggio per lasciarle di nuovo pochi giorni dopo. Era stata invitata alla festa di compleanno del presidente Kennedy, prevista per il 19 maggio al Madison Square Garden. Sarebbe stato un evento memorabile. Marilyn avrebbe cantato Happy Birthday al presidente di fronte a un pubblico di 15.000 persone in diretta televisiva. Non poteva rifiutarsi, nemmeno se questo significava ritardare ulteriormente le riprese del film. Fu preda dell'ansia e della paura di sbagliare per tutto il tempo, provando e riprovando quella canzoncina, ripetendone i versi, e per due volte, nonostante venisse chiamata sul palco, non uscì in scena. Milt Ebbins, l'agente di Lawford a quel punto, la fece uscire senza troppi complimenti e lei salì sul palco, vestita in un abito aderente cucitole addosso, color carne, ricoperto di migliaia di lustrini che riflettevano la luce e sembravano avvolgerla in un alone luminoso. Probabilmente incoraggiata anche da un po' di alcol bevuto per non sentire l'ansia, cantò a bassa voce, sussurrando le parole. E quando ebbe finito, Kennedy salì sul palco e disse: «Grazie, adesso posso anche ritirarmi dalla politica dopo un happy birthday così dolce e generoso». Il lunedì mattina Marilyn era di ritorno a Los Angeles e il giorno dopo sul set registrò alcune sequenze in piscina dove nuotava nuda a mezzanotte. Le fotografie di quella scena di tre fotografi in giro di routine per gli studios finirono sulle prime pagine delle riviste di mezzo mondo dopo che Marilyn le ebbe approvate. «Guardate, gente, quello che voglio è togliere Liz Taylor dalle prime pagine delle riviste in tutto il mondo», disse lei. «Lasciatemi dare un'occhiata alle fotografie, scegliere quelle che dico io e mi avrete in copertina». Il primo giugno, dopo 10 intensi giorni di riprese, Marilyn festeggiò il suo 36esimo compleanno e la sera fece anche un salto al Dodger Stadium per una partita di baseball a favore dell'associazione contro la distrofia muscolare. Furono il suo ultimo giorno sul set e la sua ultima apparizione in pubblico. Dopo circa due giorni chiamò Danny e Joan Grinson, i figli del suo psichiatra, e siccome al telefono appariva sotto effetto di farmaci, i due si precipitarono da lei. «Era a letto nuda», raccontò Danny Grinson, «con appena il lenzuolo addosso e aveva sul viso una di quelle mascherine per dormire. Era lo spettacolo meno erotico che si possa immaginare. Quella donna era disperata, non riusciva a dormire, era pieno pomeriggio e diceva di non volere più niente, di sentirsi completamente inutile. Diceva che era un relitto, che era brutta, che la gente le si mostrava gentile solo per quello che poteva ottenere da lei. Diceva di non avere nessuno e che nessuno le voleva bene, che non aveva figli. Era una continua, deprimente litania. Ripeteva che non valeva più la pena di vivere». Il colpo di grazia però arrivò il 4 giugno, quando la Fox annunciò che avrebbe licenziato Marilyn Monroe e avrebbe intentato una causa per danni contro di lei per $500,000. Something's Gotta Give era naufragato e la colpa fu data alla diva. Marilyn reagì rilasciando decine di interviste, scrivendo personalmente alle 104 persone tra tecnici e attori coinvolti nella realizzazione del film per lamentarsi della decisione della Fox di cancellare il progetto. Il pubblico a sua volta rispose inondando la casa di produzione di telegrammi e lettere di protesta. «La celebrità finirà», disse in una delle interviste con Richard Merriman di Life. «Ma io ti ho avuto, celebrità. È passeggera, però ho sempre saputo che lo era. Se non altro è un'esperienza che ho fatto, ma non è quella la mia vita». Merriman, che conserverà un bel ricordo di quelle interviste, ricorderà anche un'altra cosa. «Ero contento di andarmene. Non mi piaceva l'atmosfera di quella casa. C'era qualcosa di inquietante, di malsano. Sentivo che c'era un'isola, c'era un'aria di fortezza, un'aria di noi contro tutto il mondo, di assedio». 16 giorni dopo il licenziamento, compreso il passo falso,
La Fox fece una clamorosa marcia indietro e chiese a Marilyn di tornare. La casa di produzione accettò le sue richieste e inoltre aggiornò addirittura il suo contratto, aumentandole il compenso. Ma non servì a nulla perché Marilyn stava scivolando senza freni verso quella notte fatale. Il 4 luglio festeggiò il ringraziamento a casa Lawford. Era presente anche Robert Kennedy. Il 19 aiutò ad organizzare un party di compleanno per Joan Grinson. Il 30 fece la sua ultima telefonata al Ministero della Giustizia, che negli ultimi tempi aveva tempestato per riuscire a parlare con Robert Kennedy. Mancavano 5 giorni al 4 agosto 1962, l'ultima giornata della vita di Marilyn Monroe, la prima della sua leggenda. La morte di Marilyn, come molti altri decessi di personalità famose, è oggetto di un dibattito animato fin dai giorni successivi alla sua dipartita. È stata assassinata? E da chi? Dalla mafia? Dai Kennedy? Dal suo psichiatra? Oppure si è tolta la vita? E in quel caso è stato volontario o un incidente? Tante domande, ma la risposta giusta, se esiste, qual è? Secondo coloro che sostengono che Marilyn sarebbe stata uccisa, l'ipotesi della decisione volontaria di togliersi la vita andrebbe scartata perché sarebbero presenti diverse discrepanze nei resoconti dei testimoni. Nella sua prima dichiarazione, la signora Eunice Murray disse di avere visto la luce sotto la porta di Marilyn, ma quando le fu fatto notare che il tappeto era troppo alto perché si potesse vedere la luce, lei si corresse dicendo che aveva visto il filo del telefono infilato sotto la porta e questo le aveva fatto pensare che fosse ancora sveglia. Anche l'orario della scoperta del corpo, indicato dalla Murray come le 3:30, dopo che si era svegliata mezz'ora prima in preda a un presentimento, nel primo rapporto di polizia sembra diverso. Secondo il sergente Clemons, che per primo arrivò alla casa, la Murray avrebbe detto che si era svegliata intorno a mezzanotte per andare in bagno ed era stato allora che si era preoccupata. Questi e altri particolari hanno contribuito ad alimentare l'ipotesi della cospirazione, secondo cui Marilyn sarebbe stata assassinata perché è diventata un personaggio scomodo per qualcuno di molto potente. Con le sue frequentazioni ad alto livello, sostengono alcuni, Marilyn era forse entrata in possesso di informazioni legate alla sicurezza nazionale, che rischiavano di finire in mani pericolose. Era stata sposata a un uomo, Arthur Miller, che nutriva simpatie comuniste e inoltre frequentava vari personaggi legati al mondo della sinistra e come tali minacciosi per chi riteneva di dover combattere il comunismo con qualunque mezzo. Il primo autore importante a sollevare dubbi sul fatto che Marilyn fosse deceduta per propria mano fu lo scrittore Norman Mailer, nel libro Marilyn del 1973. Mailer, che nel libro è ambiguo sul fatto che manchino prove certe per parlare di omicidio, dà comunque spazio ai pettegolezzi che si erano accumulati negli anni sulla morte della star. In particolare, amplifica le voci secondo cui tra Marilyn e Robert Kennedy ci sarebbe stata una relazione amorosa, poi troncata da Kennedy quando la cosa minacciava di compromettere la sua carriera politica. Si tratta solo di congetture, Mailer lo ripete, ma se per ipotesi Mailer fosse stata assassinata da qualcuno che intendeva ricattare i Kennedy con la minaccia di far ricadere la morte dell'attrice su Robert? Quando il libro uscì, Mailer si trovò a dover ammettere esplicitamente che non c'era nessuna vera prova di omicidio e che secondo lui Marilyn era morta per un incidente. Avesse cioè preso i soliti barbiturici, come le era capitato di fare in passato più volte, sperando magari di essere salvata come tutte le altre volte, ma quella volta nessuno era arrivato in tempo. Perché allora si era dilungato a speculare sul coinvolgimento dei Kennedy? La sua risposta, data al giornalista Mike Wallace durante il programma televisivo 60 Minutes, è sconsolante. Mi servivano davvero quei soldi? In altre parole, il mercato chiedeva una morte romantica e anche se per Mailer era stato solo un incidente, aveva preferito raccontare quello che il pubblico voleva sentirsi dire. Non è comunque il solo ad accennare o a sostenere con vigore l'ipotesi dell'omicidio, spesso affiancata a quella del complotto governativo. Peter Brown e Patty Barham a riguardo sostengono la relazione di Marilyn con i Kennedy che, vista la determinazione della diva a provocare uno scandalo, potrebbero aver deciso di eliminarla. In che modo? Mandandole un sicario che le avrebbe fatto un'iniezione fatale di Nembutal per poi lasciare che a coprire tutto quanto provvedesse la 20th Century Fox, al fine di proteggere la reputazione di una loro artista. Prove a riguardo? Nessuna.
congetture tante. E quindi passiamo oltre e osserviamo la versione dello scrittore e biografo Donald Spoto, scritta nel suo libro Marilyn Monroe, The Biography, del 1993. Secondo lui Marilyn era più felice che mai, aveva ripreso in mano la sua carriera e intendeva sposarsi di nuovo con Joe DiMaggio. Era però infuriata col dottor Grinson, che lei riteneva avesse approfittato del ruolo di psichiatra per sfruttare la sua popolarità, cercando anche di allontanare DiMaggio da lei. Quando Grinson andò a trovarla quel pomeriggio del 4 agosto 1962 per calmarla, le fece praticare da Eunice Murray un clistere a base di sedativi, senza accertare però se Marilyn avesse preso altri barbiturici, poiché aveva inghiottito varie pasticche di Nembutal. Il clistere si rivelò fatale e la mandò in coma. Grinson non lasciò mai la casa e con la Murray cercò di farla rinvenire, ma non ci riuscì. La morte di Marilyn quindi sarebbe sopravvenuta per una terribile negligenza del dottor Grinson. I grossolani tentativi di nascondere la verità e le varie inconsistenze nelle testimonianze sarebbero dovute ai tentativi disperati di due normali cittadini messi di fronte all'enormità di un crimine di cui erano stati involontari artefici. Il problema di questa versione parte già dall'inizio, cioè dalla ricostruzione. Marilyn purtroppo non era affatto felice. La sua vita era impicchiata, in caduta libera, il suo fisico e la sua mente pure. Di questo ci sono non solo commenti, ma anche fatti affidabili, vi ho già raccontato nel corso della serie. Senza contare che, come vedremo man mano durante le varie ricostruzioni, diversi elementi non hanno riscontri né prove. Andiamo avanti. La versione di Donald Wolfe, invece, non solo vede di nuovo coinvolti i Kennedy, ma prevede addirittura una sorta di complotto internazionale. Secondo Wolfe, il dottor Grinson, il dottor Engelberg e il marito di Eunice Murray erano tutti quanti agenti del Cominter, cioè spie russe. Furono loro a incoraggiare Marilyn perché corteggiasse prima John e poi Robert Kennedy, in modo da scoprire segreti determinanti sulla sicurezza nazionale. L'unico problema fu che lei si innamorò dei due fratelli e sognò di sposarne almeno uno. Quando si rese conto che loro avevano solo voluto divertirsi con lei, minacciò di rivelare in pubblico di averli avuti come amanti, e il resto lo potete intuire. Nel suo complotto Wolfe fa entrare anche Frank Sinatra, legato alla mafia, che avrebbe aiutato gli amici Kennedy a spaventare Marilyn, facendola rapire e violentare nel suo albergo a Las Vegas, una settimana prima della morte. E poi, visto che questo non si era dimostrato sufficiente, fu Bob Kennedy in persona che la sera del 4 agosto si sarebbe recato da Marilyn in compagnia di un paio di agenti del governo. I tre l'avrebbero quindi avvelenata per poi lasciarla sola a morire nel suo letto. Anche qui, quali sono le prove per una storia così sensazionale? Alcuni sentito dire, certe impressioni da parte di personaggi che poi hanno sfruttato fino all'osso il fatto di essere stati in qualche modo conoscenti di Marilyn Monroe quando era viva. Elementi comprovati da fatti documentati invece sono inesistenti. Come si può affermare che Robert Kennedy si trovava a Los Angeles quella notte? Semplice, dicono i cospirazionisti. Lo si può dedurre dal fatto che lunedì seguente avrebbe dovuto tenere un discorso all'ordine degli avvocati di San Francisco, che come Los Angeles si trova in California, solo che arrivò in quella città già il venerdì, proprio perché secondo Wolfe doveva avere il tempo di sistemare Marilyn. Il fatto che, come dimostrano i documenti ufficiali relativi agli spostamenti e alla scorta del ministro Kennedy, abbia trascorso il fine settimana con la famiglia, ospite del ranch di John Bates a Gilroy in California, viene ignorato e tutto il più snobbato come un evidente tentativo di cover-up da parte dell'FBI. E poi c'è la questione Jack Clemmons. Se ricordate, proprio all'inizio del primo episodio di questa inchiesta ho parlato di alcune incongruenze relative al racconto di quella fatidica nottata. Ecco, uno dei personaggi che più di altri ha contribuito ad alimentare ipotesi cospiratorie sulla fine di Marilyn è esattamente il sergente Jack Clemmons, il primo agente ad arrivare alla casa dell'attrice la notte in cui morì. E la risposta a quelle incongruenze è che fu lui
a fornire quella ricostruzione e sempre lui a sostenere che i testimoni dicevano il falso. È solamente Clemons a sostenere che la Murray avrebbe trovato il corpo verso mezzanotte, lasciando intendere che nelle 4 ore seguenti poteva essere successo di tutto se qualcuno avesse voluto nascondere qualcosa. Ed è solo Clemons a riportare particolari dettati dalla sua osservazione, particolari che però non sono veritieri. Ma a che scopo fare tutto questo? Di sicuro Clemons non era quel testimone disinteressato che cercava di sembrare, anche perché i suoi dubbi e sospetti sono andati crescendo col passare degli anni, a mano che autori come Wolf glieli sollecitavano. Clemons faceva parte di un'organizzazione privata di estrema destra, nota come FIPO, Fire and Police Research Association, che aveva come missione quella di smascherare attività sovversive che minacciano il sistema di vita americano. Erano gruppi come questo che tempestavano J. Edgar Hoover, il capo dell'FBI, di lettere in cui si indicavano Marilyn Monroe e Robert Kennedy come pericolosi nemici dello Stato e si invitava chi di dovere a perseguirli. Nel febbraio 1965 il sergente Clemons e un paio di suoi amici, tra cui Frank Capel, un altro estremista di destra che vedeva cospirazioni comuniste ovunque, anche nella morte di Marilyn Monroe, furono rinviati a giudizio in California con l'accusa di avere fabbricato prove false per diffamare un senatore degli Stati Uniti. Secondo Donald Spoto, inoltre, Clemons fu radiato dalla polizia in seguito alla condanna per il tentativo di cospirazione. Questa è dunque la credibilità di uno dei testimoni fondamentali di tutte quelle inchieste che intendono vedere a ogni costo un complotto dietro la morte di Marilyn Monroe. Come però insegna una vicenda ancora più clamorosa e sconvolgente, quella relativa all'assassinio del presidente Kennedy a Dallas nel 1963, e che io sto affrontando, come sapete, con una serie che richiede molto tempo e molta preparazione, ma vi assicuro che i nuovi episodi sono in preparazione. Chi desidera trovare prove immaginarie di un presunto complotto ne troverà sempre e ovunque. Basta solamente ignorare tutti i fatti scomodi, alterare quel tanto che basta la verità e dare voce solamente ai testimoni più improbabili. Le cospirazioni, insomma, proliferano ogni qualvolta i fatti vengono calpestati. Ed è dunque ai fatti che noi dobbiamo rivolgerci ora per cercare di capire che cosa può essere successo a Marilyn Monroe. Sì, è vero che ci sono moltissime voci in causa, alcune oneste, altre assolutamente inaffidabili, ed è altrettanto vero che se qualche documento è giunto fino a noi ed è consultabile, la maggior parte sembra essere stata fatta provvidenzialmente sparire. Marilyn, conoscevi Kennedy? Sì, frequentavano le stesse persone, a volte anche le stesse case. Aveva una relazione con John o con Robert? È probabile anche questo, è abbastanza realistico, ma allora, verrebbe da pensare, anche l'idea che sia stata uccisa dai Kennedy o dalla mafia che voleva colpire i Kennedy o da sicari di chi che sia, anche tutto questo è probabilmente realistico, giusto? Beh, no, non lo è. Ed è proprio qui che stiamo andando, nel punto in cui la vita instabile, scherzosa, turbolenta, scintillante di una diva, una musa e quindi una dea, crolla in una umanissima fragilità, creando uno dei misteri più famosi del mondo del cinema. Ma, come ha scritto il biologo francese Jean Rostand, non credo al mistero, sarebbe troppo semplice. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, e che ci danno la possibilità di realizzare questa e tutte le altre serie che condivido gratuitamente qui sul mio canale YouTube e sugli altri social. Trovate i loro nomi in coda a questo video e voi stessi potete sbarcare sulla mia isola, unirvi a noi e avere accesso a tantissimi contenuti esclusivi, sono più di 300 ormai. Venite quindi su Patreon e mi aiuterete a realizzare sempre nuove serie e nuovi progetti. E iscrivetevi anche all'Avviso ai Naviganti, la mia newsletter settimanale con cui condivido riflessioni, approfondimenti e vi tengo aggiornati sulle mie attività, le mie iniziative. Il prossimo episodio, che sarà l'ultimo di questa nostra inchiesta su Marilyn Monroe, e poi inizierà un'altra inchiesta nel corso dell'estate, cercheremo di capire che cosa può essere davvero successo la notte tra il 4 e il 5 agosto 1962. Cercheremo di capire come è morta una delle dive più iconiche della storia del cinema. A presto!